vi ricordate di Giorgio Manetti? Il famosissimo gabbiano di Uomini e Donne è tornato a far parlare di sé. L'ex compagno di Gemma Galgani, dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, pare sia piombato nell'oblio più assoluto. Lui stesso, diversi mesi fa, palesò la volontà di allontanarsi dal mondo della televisione per dedicarsi ad un importante progetto lavorativo. Effettivamente così è stato, poiché Manetti dirige un'azienda che si occupa di organizzazione di eventi, matrimoni e viaggi. Ad ogni modo, non sembra essere appagato al 100% dal momento che sente il bisogno di tornare in televisione. Uomini e Donne. Il ritorno in TV di Giorgio Manetti. Il percorso di Giorgio Manetti a Uomini e Donne si è ormai concluso da molto tempo. Il gabbiano è impegnato con il suo lavoro e molto presto tornerà in televisione. Questa volta lavorerà per un'emittente russa. Nel dettaglio, condurrà un programma incentrato sui matrimoni. Nel corso di un'intervista, Giorgio ha confessato di essere estremamente felice dei traguardi raggiunti, i quali gli stanno dando molte soddisfazioni. Ad ogni modo, però, qualcosa gli manca, ed è la televisione italiana. Dopo aver lasciato il People Show della De Filippi, infatti, il pubblico e i programmi sembrano essersi completamente dimenticati di lui. Nessuno lo chiama più per partecipare a trasmissioni né nel ruolo di concorrente né di opinionista. Giorgio Manetti abbandonato da tutti, se ne va in Russia. Giorgio Manetti ha confessato di avere molta nostalgia della TV italiana. Per questo motivo vorrebbe ritornarci, ma nessuno sembra disposto a riaccoglierlo. Diversi mesi fa circolarono delle voci in merito a un'ipotetica partecipazione di Manetti all'Isola dei Famosi in qualità di concorrente. Ebbene, a distanza di un bel po' di tempo, il gabbiano ha confessato tutto ed ha ribadito di non aver mai ricevuto alcuna proposta dalla produzione del reality show. Al momento, la cosa che si auspica maggiormente è quella di tornare in televisione, magari nelle vesti di opinionista. Sarà accontentato? Staremo a vedere.